Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento. Sono molto felice di presentarvi l'ospite di oggi. Abbiamo in collegamento con noi il dottor Carlo Palermo, autore di libri Buongiorno. molto importanti, ex magistrato. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, la ringrazio anche per il momento particolare. Ecco, intanto chiedo alla regia di fare vedere il precedente libro di Carlo Palermo, che è stato oggetto di approfondito dibattito, ha fatto molto discutere, La Bestia, dai misteri d'Italia ai poteri massonici che dirigono il nuovo ordine mondiale. Ecco, io partirei da qui. Lei sa, dottore Palermo, che tutti quelli che provano a indagare su dei sistemi di potere un po' meno visibili, vengono subito tacciati di complottismo, di cospirazionismo. Certo, è noto purtroppo tutte le indagini che nel passato hanno riguardato in particolare il settore della massoneria, hanno incontrato grosse difficoltà nella diffusione dei relativi concetti, ad iniziare. Diciamo, ricordiamo l'inizio del particolare interessamento che in Italia vi è stato su questo settore, che è stato allorquando nell'81 scoppiò lo scandalo relativo alla P2. Vi fu un gran clamore in quel caso, l'indagine era stata promossa dalla magistratura di Milano. Nell'ambito delle indagini sul Banco Ambrosiano venne sequestrato nel marzo del 81 un elenco di appartenenti alla P2, venne anche costituita una commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Tinanselmi e che per qualche anno svolse indagini sugli appartenenti a quella loggia che fin dal primo momento risultarono essere massimi esponenti degli apparati dello Stato, sia dei servizi segreti che delle varie degli organi di polizia, dei carabinieri, della finanza, delle varie amministrazioni dello Stato. L'imputato principale, diciamo, anche nelle indagini penali, fu il capo di quella loggia, Licio Gelli, che era appunto collegato al Banco Ambrosiano e a vicende che in qualche modo si ricollegavano a Calvi, a Sindona, tutte vicende molto oscure. Però, diciamo, nei riferimenti, nei confronti specifici della massoneria, l'indagine fu assai ridotta, cioè praticamente venne scoperto tra i vari documenti che furono sequestrati a Licio Gelli, un cosiddetto piano di rinascita che prevedeva determinati punti essenziali che erano diretti a controllare sia, diciamo, l'amministrazione dello Stato e dei vari poteri dello Stato, sia a controllare l'opinione pubblica, la popolazione e quindi attraverso i mass media e i vari mezzi di comunicazione. Però non riuscì a penetrare in quelli che erano i punti oscuri che il collante che tiene insieme questo tipo di organizzazione, la massoneria. Cioè praticamente l'indagine che venne fatta
si limitò semplicemente a individuare e a penalizzare coloro i quali risultarono presenti in quegli elenchi e quindi non vennero scoperti degli illeciti specifici o dei reati che vennero in qualche modo sanzionati. Fu sanzionata l'appartenenza a una loggia massonica coperta, cioè nascosta, ecco. E questa è rimasta la impostazione, cioè Dottor Palermi, scusi se la praticamente. interrompo. Secondo lei sono rimasti dei nomi occulti? Cioè quella era completa la lista? No, Secondo lei ci sono dei nomi che assolutamente. non sono mai venuti fuori? Fin dall'inizio, si seppe che quell'elenco era solo parziale e Tinanselmi, ma anche lo stesso Licio Gelli, ammisero, cioè venne dichiarato che al di sopra di quella loggia massonica che venne rappresentata come se fosse una piramide, al di sopra di quella, a capo della quale risultava esservi appunto Licio Gelli, sarebbe dovuta essere un'altra che avrebbe dovuto rappresentare un'altra che venne detta inversa, una piramide rovesciata, che avrebbe dovuto contenere gli esponenti esteri, quelli superiori, quelli del livello superiore. Ecco, e in particolare nel libro che ha citato, La Bestia, che venne pubblicato nell'ottobre del 2018, io ebbi occasione di spiegare i risultati di quelli che per me hanno rappresentato gli ultimi anni delle mie ricerche e indagini, in quanto ormai avendo raggiunto certi limiti di età, avevo deciso nel 2014 di fare l'ultima ricostruzione di Carlo Palermo, ex istruttore, giudice istruttore di Trento e vittima dell'attentato a Trapani a Pizzolungo il 2 aprile del 1985. E quindi mi ero proposto di diciamo, fare l'ultima descrizione della mia vita, anche perché il precedente mio scritto, il quarto livello, era stato da me pubblicato nel 2002 e conseguentemente ormai posso considerarmi alla fine del mio percorso e quindi in un momento tale in cui posso esprimere, diciamo, i punti finali. I punti finali ai quali sono pervenuto in quegli anni, dal 2014 al 2018, però sono stati rivoluzionari, in quanto sulla base di documenti, sempre io ho effettuato analisi non sulla base di o suggestioni o teorie attinte, diciamo così, da appunti o documenti insignificanti. Io sempre ho conservato dentro di me la caratteristica di ricercare elementi documentali ed è stato proprio attraverso queste ricerche che io ho individuato addirittura solo tra il 2016 e il 2018, ho compreso che la chiave nascosta che è stata dietro l'attentato di Pizzolungo, dietro l'attività svolta da me come giudice istruttore a Trento e dietro numerose altre vicende
sia del terrorismo sia della criminalità delle varie mafie, e invece ha sempre presentato una lacuna di enorme entità, rappresentata esattamente per l'appunto proprio dalla massoneria, ma quella particolare massoneria che emerse anche processualmente a Trapani nel 1986, con la scoperta di alcune logge massoniche coperte che vennero individuate attraverso delle indagini che si svilupparono a Trapani e che comportarono l'accertamento unico in Italia, appunto dal 1980 ad oggi, l'accertamento della esistenza di altre logge massoniche diverse dalla P2, ispirate a riti egizi, in quanto i nomi che quelle logge massoniche presentavano, indicavano delle divinità egizie come Iside, Osiride, eccetera. E anche in quel caso, però, pur essendo in presenza di una loggia coperta, di un certo numero di iscritti, anche rilevanti, individuati, rimase su uno stato, diciamo, superficiale nella disamina dei principi che sono posti a fondamento del legame massonico. Anche in quel Dottore, caso, quando cioè, parla di logge a Trapani, si riferisce anche alla loggia Scontrino? no, cioè, erano le logge presenti nel centro studi Scontrino. Esisteva cioè un centro studi che costituì oggetto di alcune indagini che erano presenti già nel periodo in cui io svolsi l'attività di sostituto procuratore della Repubblica nell'85, cioè rimontavano a qualche anno precedente, e vi era stato un impulso anonimo di denuncia nei confronti di questo centro studi, e dopo l'attentato che vi fu nei miei confronti nell'aprile dell'85, vi fu una, diciamo così, una maggiore accuratezza nello svolgimento di varie indagini, sia nel settore dei traffici di stupefacenti, e infatti alla fine dello stesso mese in cui subì l'attentato venne scoperto il laboratorio di Alcamo, che presentava le stesse caratteristiche, le stesse forniture di stupefacenti dalla mafia turca, che, sulle quali investigavo a Trento negli anni precedenti. E per quanto riguarda la massoneria, avvenne la stessa identica cosa. E vi fu una perquisizione che avvenne appunto nell'aprile del 1986, e in questo centro studi, notissimo anche, diciamo, alla popolazione locale e frequentato anche da personaggi molto elevati a livello di cariche di vario genere. All'epoca risultò che aveva frequentato quel centro studi anche l'attuale presidente della Repubblica Mattarella, quindi, ma come lui, tanti altri personaggi. Venne Sì, anche dicono, questo è un aspetto sequestrata molto una foto. importante, dottore, ma questo centro studi si componeva, se ho capito bene, di due parti, cioè una visibile,
E poi dentro il centro studi ce n'era una più esoterica, diciamo nascosta, dedita Esatto, ai sì, riti, cioè era questa la costruzione. esatto, Ma nel lei è corso mai della entrato in possesso trasmissione, dei nel dati, insomma, corso degli iscritti alla loggia? Lei è mai entrato in nel, nel... possesso degli iscritti proprio iniziati alle logge interne al centro studi? Sì, ho esaminato gli atti che vennero sequestrati e costituirono oggetto di esame nel processo che venne intentato nei confronti di coloro che risultarono negli elenchi ufficiali. Però è noto che nella massoneria, nelle logge massoniche, esistono degli elenchi che sono quelli ufficiali e poi esistono delle appartenenze di altri soggetti, quelli che sono all'orecchio, diciamo così, quelli che sono i più importanti, quelli che rivestono le cariche principali, i cui nomi normalmente non compaiono. Proprio perché la massoneria costituisce un tipo di associazione che tramanda i propri contenuti principali solo oralmente e conseguentemente, in base a questi principi, proprio i personaggi che nella massoneria rivestono i gradi più elevati e che rappresentano in qualche modo la continuazione nella massoneria dei rappresentanti storici che vivono in un certo periodo, la continuazione rispetto ai precedenti, è avvolta sempre rimane avvolta nel mistero come anche il significato delle simbologie e dei contenuti e dei progetti e delle stesse attività specifiche che vengono svolte dalla massoneria, in quanto la massoneria, come prioritaria, legge interna, prevede proprio quella della segretezza totale. E conseguentemente sarebbe proprio in palese contrasto con questo principio il fatto che rimanessero scritte da qualche parte sia i nomi di chi realmente sono i soggetti che rivestono le cariche principali, sia i contenuti specifici, perché questo significherebbe che sarebbero a conoscenza anche di altri. Invece, quella che rappresenta notoriamente l'iniziazione è quella attività di lentissima conoscenza graduale che l'adepto, quello che si inizia alla massoneria, poi solo attraverso un lentissimo percorso accede ai gradi piano piano successivi, ai quali normalmente non si accede perché comportano dei livelli di segretezza, di trasversalità e molto spesso di internazionalità, che non vengono resi noti ai livelli più bassi. Quindi, diciamo, sotto questo profilo, bisogna sempre essere molto attenti nelle valutazioni che si esprimono nei confronti della massoneria. Cioè, non si deve generalizzare nel responsabilizzare delle attività superiori tutti gli appartenenti alla massoneria, cioè perché esistono dei livelli Più, inferiori. ecco, ed anche dei livelli più nascosti, però su questo Ecco, vorrei provare. esistono i livelli nascosti
che possono rimanere, cioè Tali che di per norma sempre, rimangono diciamo. tali. Ecco, lei prima Ecco. diceva una cosa molto importante, diceva la P2 molto probabilmente conosceva anche un segmento più occulto di natura transnazionale che in un certo senso ne governava le mosse in Italia. Spesso sono usciti dei lavori che individuano in alcuni, diciamo, consessi americani, influenzati dalla Trilateral Commission, i veri padri della P2 italiana. Ecco, come se i fili della P2 fossero lunghi fino ad arrivare oltreoceano dalle parti di Kissinger, Brzezinski e Rockefeller. La convince questa chiave di lettura? E beh, certamente, in quanto diciamo così che certe considerazioni che sono state svolte nei confronti di questi soggetti che ha citato e che rappresentano dei nomi significativi, in particolare anche attraverso loro stesse pubbliche affermazioni e declamazioni e richiami al nuovo ordine mondiale fanno sì che sia sempre stato generalizzato il convincimento della coincidenza, cioè della sovrapposizione della massoneria a questi legami tra personaggi che a livello internazionale hanno notoriamente operato in una maniera trasversale, cioè avendo anche rapporti con quelli, con soggetti che politicamente o a livello governativo sarebbero stati antagonisti e quindi ecco perché si è sempre pensato che dietro i livelli più bassi della massoneria, per noi la P2 è stata molto importante perché in quel piano di rinascita erano individuati numerosissimi personaggi di tutte le nostre istituzioni italiane, però anche in quell'elenco erano presenti numerosissimi personaggi stranieri, vorrei ricordare in particolare dell'Argentina, cioè un luogo che aveva rappresentato dopo la guerra, dopo l'ultima guerra mondiale, un rifugio protetto per delle particolari categorie di soggetti che avevano avuto una parte essenziale nel secondo conflitto mondiale, perché trovarono protezione da una parte soggetti legati al mondo nazista e che al termine della guerra dovettero nascondersi per sottrarsi alle responsabilità connesse alla conduzione della guerra e del nazismo in Germania e la uccisione degli ebrei, ma anche numerosi personaggi provenienti dall'Italia e appartenenti al mondo monarchico, ex monarchico dell'ultimo periodo della guerra, trovarono e della destra in generale, trovarono collocazione e possibilità di svolgimento di attività, ad esempio in particolare in Argentina, come anche in numerosi altri paesi del Sud America. E quindi, mentre nella parte dell'America del Nord è più stretto il collegamento
tra Cosa Nostra italiana e Cosa Nostra degli Stati Uniti. E anche in questo caso, Ecco, no, a però. proposito di questo vorrei farle una domanda specifica, che è molto interessante questo racconto. Noi abbiamo disegnato fino adesso uno scenario a piramide, dove ci sono dei consessi sovranazionali che poi magari guidano le singole logge che si trovano in particolari territori, cioè la P2 come tassello di un'organizzazione più ampia. Dentro la P2, però, si potevano trovare anche dei riferimenti mafiosi in senso stretto, cioè la mafia era l'anello ancora, diciamo, più in basso rispetto al potere massonico, cioè è corretto dipingere un sistema di potere complessivo dove abbiamo questi grandi potentati al vertice che vengono semmai iniziati all'orecchio e non lasciano tracce da nessuna parte. Un elenco con gli scritti rituali che è stato poi ritrovato e poi si può leggere la mafia, 'ndrangheta come braccio armato di questi sistemi occulti o questo è un salto logico non provato? Ma credo che sia un salto logico provato, cioè è indubbio che a livello territoriale qualsiasi tipo di potere superiore poi non può non avvalersi a livello inferiore. Di una manovalanza che recepisce e è agganciata alle realtà territoriali. Teniamo presente, ecco, questi sono dei punti che sviluppo anche direi più in particolare nel libro successivo a quello alla Ecco, bestia. facciamolo vedere perché se ce l'ha con, ecco, l'ultimo libro che lei ha scritto, eccolo qua, X Dei, i figli dell'Aurora. Ecco, diceva che in questo ultimo libro sviluppa i temi già affrontati 2 anni fa. Sì, perché nel libro La Bestia, appunto, sì, era per terminare quella spiegazione che stavo dando, cioè praticamente come risulta più evidente nelle ultime indagini che ho svolto, cioè il modello Italia non è stato inventato in Italia. Cioè quello del raccordo tra i servizi segreti americani e la criminalità mafiosa, che noi sappiamo che è sorta con lo stesso intervento degli Stati Uniti e la liberazione dell'Italia, iniziata dalla Sicilia, momento in cui vennero aperte le carceri e le persone, i mafiosi che erano lì detenuti, vennero utilizzati per costituire, diciamo, l'elemento territoriale che poteva essere messo a comando del controllo del territorio. Dicevo, questo tipo di modello da noi è stato però applicato dagli Stati Uniti in tutto il mondo, cioè praticamente subito dopo la fine della guerra sono proseguite altre guerre che gli Stati Uniti hanno condotto nel mondo, perché da noi vi è stato un equilibrio con quelle spartizioni di potere che hanno comportato la creazione del muro di Berlino e la creazione di quelle strutture Stay Behind Gladio che abbiamo appreso soltanto alla fine degli anni Ottanta. Però nel resto del mondo la lotta contro l'avversario era il comunismo, ma il comunismo esisteva anche nell'Oriente, nell'estremo Oriente, e quindi dice, la battaglia, la guerra, diciamo, per il controllo
planetario, nel controllo planetario, vedeva come nemici dall'altra parte del globo, vide la prosecuzione della seconda guerra mondiale con la guerra in Corea, tanto che si creò il conflitto sul confine tra la Corea del Sud americana e la Corea del Nord, che come sappiamo è comunista, cioè di mentalità, di riferimenti sono ispirati a quelle logiche e quei principi anche più comunisti di quelli che erano rappresentati dall'Unione Sovietica. Nel Vietnam accadde lo stesso, la parte inferiore proprio è lo stesso concetto, stay behind, stai dietro. La parte inferiore era quella controllata dagli Stati Uniti, la parte superiore veniva rappresentata dal nemico, cioè che era rappresentato l'Unione Sovietica, ma anche la Cina. Solo, ecco, gli stessi modelli sono presenti tra il Pakistan e l'Afghanistan. Insomma, l'Italia ha fatto scuola un po' dappertutto, dice. No, scuola, è l'incontrario, cioè l'Iraq, l'Iran. Cioè, non è che si può dire che la questione italiana sia più importante della conflittualità che c'è stata tra l'Iraq e l'Iran. È presente tutt'oggi nei confronti dell'Iran, oppure per la questione medio orientale, in cui questa contrapposizione, diciamo, sud-nord, è tra Israele e Palestina. È tutto racchiuso da certe direttive che hanno anche un nome e un numero e che sono state rivelate, insomma, molto dopo l'origine di tutti questi conflitti. Un memorandum che venne formulato subito dopo la guerra, che prevedeva per gli Stati Uniti non la vittoria, cioè il combattere queste guerre locali a livello mondiale per vincerle e chiudere le questioni, no, per lasciarle sempre aperte, perché il fine è non bisogna dimenticare, quello del controllo planetario. E quindi il C'è una lasciare strategia, sempre dice lei, della è tensione una strategia. permanente. Esatto. E infatti sono dei concetti che sono presenti nella nostra storia, ma sono presenti nella nostra storia come sono presenti nella conflittualità tra Israele e Palestina. Cioè, stiamo parlando in fin dei conti di territori. Quello della Palestina, molto limitati, che se vi fosse stata in teoria una volontà di eliminare il problema, Si sarebbe che trovata, cosa ci dice. sarebbe voluto a eliminarlo? È Non ci chiaro. sarebbe voluto Senta, niente, no? andiamo verso le conclusioni di questo molto interessante Dunque, approfondimento. allora, diciamo Ecco. così, che nel libro La Sbestia io ho avuto la grossa opportunità di individuare dei documenti sia presenti nella vecchia mia inchiesta di Trento, sia dei documenti originali, cioè dei documenti di provenienza dei nostri servizi, che però a quell'epoca a me non vennero portati a conoscenza, ma che parlavano dei personaggi che erano presenti nella mia inchiesta,
Questa circostanza è qualcosa che io ho scoperto solo nel 2016 e mi ha dato però la possibilità, incrociando questi dati, di individuare esattamente quella piramide superiore, quella piramide inversa che era rimasta all'oscuro durante tutta la nostra storia fino ad oggi. E in questi documenti viene individuata anche in una maniera abbastanza chiara con la scritturazione della P2, non nel modo tradizionale che noi conosciamo, cioè la P seguita dal 2, ma la P affiancata dal 2, messo però come esponente, cioè al quadrato. Ed è evidente che se, come si è sempre inteso, la P2 viene considerata, viene rappresentata come una piramide, la piramide al quadrato, che è praticamente quella che diventa sempre più grande, non è altro che quella, la piramide inversa, che era stata già ipotizzata dalla commissione P2 è confermata dallo stesso Licio Gelli, che però non aveva dichiarato chi vi appartenesse, no? E quindi la Ma ci sono scoperta di questi mondi questo. dietro la stagione stragista italiana, dottor Palermo? Cioè, sono questi Sì. mondi, i famosi mandanti a volto coperto che non si trovano mai, sono alla fine questi mondi che hanno utilizzato questa Sono bassa manovalanza? esattamente questi mondi. In quanto non è che questi tutti gli episodi sui quali noi incontriamo delle lacune che sono insuperabili. Intendo alludere, ripeto, prima agli episodi di tipologia terroristica, stragista, eversiva, i tentativi di golpe, il sequestro Moro, le Brigate Rosse, tutti questi episodi noi sappiamo sono rimasti, ad esempio i tentativi di golpe, no? Che vi furono, inutile che li stiamo a indicare, poi sono dei fatti molto lontani, però oggettivamente vi sono stati. Tutti quanti però si sono conclusi i relativi procedimenti con archiviazioni perché non si è penetrato, no, quel mondo. Anche il sequestro Moro e tanti altri avvenimenti che sono stati ricondotti al terrorismo e quindi allo stragismo terrorista. È noto che vi sono state presenze dei nostri servizi. Quando poi è finito questo periodo, all'inizio degli anni 80, ecco, praticamente quasi in concomitanza con la conclusione di quella fase più nascosta della P2, ha iniziato invece il terrorismo a essere utilizzato come arma da Cosa Nostra e quindi vi è stato, ricordiamo nell'83 l'omicidio, la strage di Via Pipitone contro Chinnici, poi quella nei miei confronti, poi la Daura, poi le stragi del 92 e poi vi sono state le stragi che sono passate sull'estero per finire sugli Stati Uniti, quelle del 2001 e poi dal 2013-14 in Europa, quelle che conosciamo che sono più vicine ai nostri tempi. Ecco, quindi tutte le zone d'ombra che indubbiamente sono rimaste presenti in tutti i processi, sia di terrorismo, sia di Cosa Nostra, in quanto certi fatti non sono mai stati provati, come per esempio l'esistenza dell'esplosivo Sentex, di cui nessun collaboratore di giustizia ha mai parlato, ma che è presente in diverse stragi
italiane come a Pizzolungo, a Via D'Amelio, all'Addaura, al treno 904 che venne fatto saltare nel periodo di Natale nel 1984, no? Ecco, tutte queste ombre a che cosa sono riconducibili? Non è che si tratta di fatti che sono difficili da accertare perché i magistrati hanno compiuto delle omissioni, ma no, il fatto è che è la nostra storia che è contrassegnata da certi segreti di Stato che coprono e creano delle zone con delle zone di ombra, le ricostruzioni che noi come magistrati ci siamo trovati a dover per forza rispettare. In quanto le certe responsabilità, quantomeno nella conoscenza dei fatti, sono rimaste a noi nascoste, perché se fino al 1990, non essendoci, cioè essendo pienamente operativa Gladio e Stay Behind in Europa e in particolare Gladio in Italia, non era nota la esistenza della struttura Gladio, ma è chiaro che, e quindi con la conseguenza che la nostra democrazia è stata sempre incompiuta perché. Per semplice motivo, perché il Partito Comunista non sarebbe potuto salire al potere perché se fosse salito al potere sarebbe venuto a conoscenza necessaria di quei di questi apparati che invece segretamente esistevano ed erano sparsi su tutto il territorio dello Stato, in particolare in Sicilia. Quindi è chiaro che se esistono e sono esistiti ed esistevano ed esistono tuttora questi segreti che si trascinano da Portella delle Ginestre ad oggi, è chiaro che i magistrati non hanno potuto ricostruire la realtà dei fatti. Perché Ecco, le però magari, notizie dottor principali. Palermo, alcuni magistrati come Tinebra magari non l'hanno potuto, non l'hanno forse, insomma, magari non sono stati Guardi, io neanche non voglio brillantissimi, ecco, qui diciamo così. parlare di persone in particolare, non è bello perché uno dovrebbe documentare, mostrare i documenti. Beh, il fatto è oggettivo. Io, come giudice istruttore di Trento, procedetti a Trento senza saperlo nei confronti, cioè arrestai personaggi e palestinesi, siriani, senza sapere che loro erano garantiti dall'Odomoro. E come l'ho fatto io, lo hanno fatto anche altri magistrati. È chiaro che se il Sì, dico, però lì a Lodomoro. Caltanissetta, no? Il depistaggio sull'inchiesta di Via D'Amelio è una delle macchie più evidenti, più vergognose della storia Certo, italiana, compreso della magistratura italiana. Poi fanno tutti finta di non capire qual era la catena di comando che c'era dietro Arnaldo La Barbera, ma tutti conoscono i nomi dei magistrati che avevano un rapporto molto intimo con Arnaldo La Barbera. Insomma, forse non c'è un grande segreto, magari ci sono dei poteri che si fa, insomma, si ha paura di affrontare, però non è un grande segreto, diciamo, ecco. diciamo è un faro, no? Perché è un accertamento che è scaturito molto lentamente dalla insistenza e perseveranza di altri magistrati che si sono resi conto della leggerezza con cui sono state condotte determinate le prime indagini su quell'episodio.
e probabilmente anche su altri, perché non dimentichiamoci che la conduzione delle stragi nel 92-93 fu unitaria, no? E conseguentemente, se c'è stato un depistaggio per Via D'Amelio, non può ipotizzarsi che sia stato tutto limpido anche negli altri episodi, no? E quindi, ripeto, è evidente, e beh, io nel libro La Bestia mi pare che ho evidenziato fin dalle prime pagine che è una vicenda che è rimasta con zone di ombra che sono in particolare legate proprio alla dimostrata esistenza dell'utilizzazione di un esplosivo di provenienza orientale, cecoslovacca orientale, utilizzata dai palestinesi, che non ha trovato nessun riscontro o nessuna prova nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, laddove è evidente che, dato che quell'esplosivo a Via D'Amelio, come in tutti gli altri episodi che ho indicato, è presente, vuol dire che vi è stata una componente dei servizi che è stata risultata collegata a determinati soggetti medio orientali che non sono mai stati imputati, ha Chiarissimo. capito? E Bene. quindi se esistono i segreti e se è esistito il depistaggio da parte del dottor La Barbera, perché non si tiene presente quanto risulta oggettivamente, e mi pare che lei abbia citato il libro La Bestia, e io nel libro La Bestia, ma addirittura negli atti compiuti da me come giudice istruttore di Trento nel 94, beh, io ho parlato esattamente delle condotte scorrette compiute dal dottor La Barbera nei miei confronti, e sto parlando dell'anno 1980, cioè dell'inizio delle indagini che svolsi a Trento, in quanto io lo stavo arrestando alla Barbera e ai suoi collaboratori, in quanto stavano alterando l'accertamento della verità, in quanto nei confronti di certi personaggi di questa organizzazione sarebbero, secondo i suoi rapporti, dovuti risultare estranei ai fatti, anzi collaboratori dei magistrati, mentre invece erano essi coloro i quali avevano posto la droga, e avevano fatto, il dottor La Barbera aveva fatto un falso rapporto per coprire questo fatto, che, se non avessi scoperto, avrebbe bloccato le indagini. Cioè, l'esistenza di questo fatto che io ho citato e menzionato dentro il libro, ma era indicato all'epoca anche in atti processuali, perché io proposi delle iniziative sia nei confronti del dottor La Barbera, sia nei confronti del magistrato che aveva avallato quelle attività, e beh, non sono state riprese successivamente, quando è emerso che ciò che è capitato nella mia istruttoria poi si è riproposto nell'episodio degli inquinamenti che si sono e dei depistaggi che si sono verificati 12 anni dopo per l'episodio della Daura.
Ecco, quindi io mi rendo conto che è difficile ricostruire la nostra storia ed è difficile ricostruirla e riprendere in mano vecchi processi, perché ce ne stanno sempre nuovi e i magistrati spesso sono giovani e nemmeno diciamo ricordano episodi passati. Però almeno io parlo per quanto mi riguarda, dato che io sono sopravvissuto e conosco almeno la storia dal 1980 ad oggi, io questi episodi, ecco, li segnalo, continuo a ricostruirli, però mi rendo anche conto che manca La conoscenza storica, dice lei, per unire tutti i tanti sì, fili che e abbiamo individuato. purtroppo oggi, e dico purtroppo anche se è una circostanza oggettiva che, da cui non si può prescindere, la storia la conoscono, la possono conoscere bene chi l'ha vissuta. E ormai, dopo 40 anni, chi è che conosce quella storia? Ormai, e questi processi sono nelle mani di magistrati giovani che tutt'al più conoscono le storielline di quei processi, però i fatti che ne sono a fondamento. Chinnici subì 9 processi. 9 processi, e da questi 9 processi ne risultò assolto un libanese, Boucha Bel Ghassan, che era presente nell'inchiesta di Trento e i cui atti io li mandai da Trento all'ufficio istruzione di Palermo, dove vi era Chinnici, dopo aver parlato con lui nel dicembre dell'82, e venne ucciso esattamente nel giugno dell'83. Cioè, se non c'è, scrivendo queste cose nero su bianco. Ora, se diciamo, mi rendo conto che esistono delle priorità nella gestione dell'attività giudiziaria, però se noi ci vogliamo chiedere perché la nostra storia non è chiara e limpida, Ecco, bisogna bisogna avere, dire dice, un quadro così, d'insieme che parte da che non lontano. è chiara e limpida in primo luogo perché esistono dei segreti di Stato che rendono oscura la nostra storia dalla nascita della democrazia Ad che oggi. sarebbe dovuta entrare in Italia, ma che non è mai entrata in Italia Chiarissimo. come democrazia. Oggi Bene. poi non ne parliamo È passata perché. un'ora molto intensa di questa nostra chiacchierata. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, però è stato davvero interessante approfondire tutti questi argomenti, quindi potremmo darci appuntamento per un ulteriore approfondimento, se lei vorrà, perché sono tanti i temi che andrebbero affrontati Ma ancora in sì, maggior perché dettaglio. è solo l'inizio, perché dai segreti di Stato del passato si arriva a quelli del presente e a tutto quello che avviene anche oggi, E allora perché diamoci non appuntamento esiste. fin da ora per approfondire la nostra quotidianità come figlia di questa stagione che abbiamo oggi iniziato ad analizzare, se lei è d'accordo. Perfettamente, ha perfettamente capito. Grazie ancora, è stato un vero Arrivederci. piacere averla con noi. Rifacciamo vedere il libro sia La Bestia, prego la regia di mandarlo in sovraimpressione, che è l'ultimo, ecco, che ha in mano X-Day, I figli dell'Aurora. Carlo, Palermo. Già magistrato e ora scrittore di successo. Grazie ancora, alla prossima. Bene, Arrivederci, grazie. cari amici di Vox Italia TV, come sapete, noi amiamo cercare di approfondire e di leggere la realtà che viviamo alla luce anche dei nostri trascorsi. Nulla accade per caso, spesso quello che avviene adesso è il risultato di ciò che è stato. Quindi la capacità dell'informazione di oggi non è tanto quella di raccontare ciò che accade, ma di legare i fatti tra di loro e di legarli magari ad un passato e, come diceva bene pure Palermo, in pochi conoscono. Questo è il nostro compito, fare luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra. Continueremo a farlo fino a quando ne avremo la forza, e la forza per continuare a lavorare potete darcela soltanto voi.
con un bonifico in nostro favore oppure tramite PayPal, perché noi non abbiamo editori, ecco, viviamo del nostro lavoro, ma sappiamo che c'è un pubblico che ci apprezza e per questo siamo pronti a moltiplicare gli sforzi anche per il futuro. Grazie, alla prossima.